rispondere gli eventi elettorali turistici. Buonasera. Benissimo, grazie. Chiediamo a tutti i sostenitori di votare il partito come unica, secondo noi, scelta che l'Italia può avere in questo momento per rappresentare la nazione in un contesto così importante quale quello dell'Europa. Io, oltre che da politico, visto che rappresento anche le istituzioni qui a Cardito, unitamente alla mia esperienza professionale da ingegnere, ritengo che sia di vitale importanza oggi votare sia al Partito Democratico e sia, diciamo, per portare il Partito Democratico, diciamo, i giusti rappresentanti nell'esterno dell'Europa, perché oggi purtroppo dobbiamo essere sempre più europei, cioè questa concezione deve essere sempre più larga, e senza, diciamo, l'avallo dell'Europa purtroppo oggi lo sviluppo diventa inevitabile. Tutti i migliori investimenti, le migliori progettualità si possono, diciamo, sviluppare solo se siamo capaci di attrarre questi finanziamenti che la Comunità Europea ci mette a disposizione. Giro per la regione, e però è un piacere essere qui, è un piacere insomma, salutarvi e raccontarvi qual è la campagna elettorale, insomma, che cosa stiamo combinando in giro, un po' come è andata, voi lo sapete. Ritorniamo, diciamo, nelle piazze, ritorniamo nel luogo che è il luogo naturale, il luogo dove deve stare il Partito Democratico. Gli altri la campagna elettorale la fanno sui blog, gli altri la campagna elettorale la fanno nascosti. Qualcuno di voi ha visto per caso qualche candidato del Movimento 5 Stelle in giro? La risposta è ovviamente no. Stavo Di Maio in piazza affratta da 5 persone. Ah, bene, questa è una notizia. Voi a fratto. Un minuto di raccoglimento per Di Maio. Una persona per Stella. Una persona per Stella, va benissimo, non più di tanto. E dicevo, noi ritorniamo nel luogo del Partito Democratico. Il Partito Democratico è quel partito che vive in maniera diretta, senza intermediazioni, il rapporto con la sua gente. È il partito delle primarie. È il partito dei gazebo, è il partito, insomma, di donne e uomini a cui piace stare in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente. Perché? Perché noi facciamo politica e per noi la politica è questo. Tutti quanti noi, tutte le persone che come noi, come me, come Francesco, sono impegnate, come Lello, insomma, come tutti quelli che sono qua, sono impegnati in politica, lo fanno per una ragione di base che è molto chiara. Noi lo facciamo perché vogliamo bene a questo territorio. Per noi la politica è l'esempio più alto di impegno civile, di servizio verso la propria comunità e verso il proprio territorio. Quindi noi ritorniamo nel luogo che è il nostro per definizione. Quindi mi raccomando, a lunedì la partita, che dicevo, si gioca il 25 prossimo, è un derby, come l'ha chiamato Matteo, rabbia da un lato, le ragioni di chi utilizza la rabbia come contenuto politico. E perché? Perché ovviamente non hanno altri argomenti, non sono stati capaci di raccontarci chi è il loro candidato, per esempio, alla presidenza della Commissione Europea, non sono capaci di raccontarci in quale gruppo siederanno in Europa, non sono capaci di uno straccio di idea sull'Italia e sull'Europa. Ve ne ricordate qualcuna? Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta, sono diventati i veri guardiani della conservazione, sono diventati i veri gattopardi della politica italiana, capaci di dire solo no a qualsiasi cosa, capaci solo di sceneggiate, le avete viste, le vedete sui giornali, capaci solo di sceneggiate che assomigliano veramente più alla condotta di un circo strano, perché è guidato pure da un comico che non fa più ridere, faceva ridere 20 anni fa, perché è sulla scena pubblica da 20 anni, mo fa piagne soltanto, e loro da un lato e il Partito Democratico dall'altro lato.